San Brunone, mi perdoni. Momento, ci sono pure le chiarine. Quando finiscono le chiarine, partite voi quando il celebrante è all'altare. Sei pronto? Sei pronto, Don Enzo? Allora, Giuseppe, sei pronto? Uno, due, tre, chiarine. Don Enzo, scegli. Camminerò nella tua strada, Signore, dammi la mano, voglio restare per sempre insieme a te. Quando ero solo, solo e stanco del mondo, quando non c'era l'amore, tante persone vidi intorno a me, sentivo cantare così. Camminerò, camminerò nella tua strada, Signore, dammi la mano, voglio restare per sempre insieme a te, per sempre insieme a te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, è con gioia che in questo giorno del Signore celebriamo l'Eucaristia, questo momento di ringraziamento. E proprio qui, in questo luogo, che sta diventando sempre più significativo per le manifestazioni culturali, ma anche per le manifestazioni che riguardano appunto l'ecologia integrale, e allora vogliamo chiedere perdono al Signore di tutti i nostri peccati e invocare con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio che hai creato e governi l'universo, fa che sperimentiamo la potenza della tua misericordia, per dedicarci con tutte le forze al tuo servizio, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia, chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci, chi mi accusa si avvicina a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste, chi mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Amo il Signore perché ascolti il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia. Allora ho invocato il nome del Signore. Ti prego, liberami, Signore. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i piccoli. Ero misero ed Egli mi ha salvato. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta. Io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo. Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e io le opere. Mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. 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 Quanto a me, non c'è altro vanto che nella croce del Signore, per mezzo del quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: la gente chi dice che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, e altri uno dei profeti. Ed egli domandava loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno, e cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro:
se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Un saluto cordiale e affettuoso a tutti voi, soprattutto a voi artisti che venite da lontano. Un grazie per l'invito alla famiglia che appunto ha chiesto di celebrare insieme in questo momento di festa anche per voi la celebrazione eucaristica. È bello che, essendo domenica, come sempre i cristiani, anche i cristiani che sono in ferie, appunto si fermano per un attimo per celebrare l'Eucaristia, che altro non è il ringraziamento. E anche all'interno di una manifestazione culturale credo che sia bello dare un tocco spirituale, anche perché cultura significa coltivare se stessi, e per coltivare se stessi è necessario coltivare tutti gli aspetti della vita, dall'aspetto ludico all'aspetto spirituale, all'aspetto prettamente umano e appunto religioso. Allora non c'è una dissonanza tra sacro e profano, ma dentro appunto la bellezza, l'arte, in qualunque espressione noi la esprimiamo, certamente abbiamo un segnale della creatività di Dio. Ed ecco perché attraverso l'arte, attraverso la bellezza, noi possiamo incontrare anche oggi il Signore, anche attraverso la bellezza dello stare insieme, del vivere insieme, del saper gioire insieme, anche del saper soffrire insieme. E oggi Gesù nel Vangelo ci presenta un momento difficile per i suoi amici, un momento di crisi. Chi di noi non ha momenti di crisi? In fondo gli apostoli, gli amici di Gesù, lo avevano seguito per tanto tempo. A un certo punto si ritrovano in un villaggio vicino Cesarea di Filippo, un villaggio pagano, un villaggio dove a un certo punto Gesù si ferma e fa il punto della situazione. Vuole sapere cosa pensa la gente di lui, e però poi si rivolge ai suoi amici e fa una domanda molto personale: ma voi chi dite che io sia? È una domanda che entra nel cuore di ciascuno di noi anche questa mattina. Chi è per me Gesù? È una domanda che prima o poi dobbiamo porci nella vita. Sì, siamo tutti cattolici. Essere cattolici significa appartenere a una grande comunità. Ma il problema di oggi, come spesso sentite in questo periodo, è essere credenti. Non è solo essere cattolici. Essere cattolici, per il battesimo lo siamo tutti. Essere credenti invece comporta la sequela di Gesù. Tant'è vero che questo problema lo ha vissuto anche Pietro, l'apostolo più simpatico, l'apostolo che è capace di domande. A un certo punto dice a Gesù: tu sei il Cristo, cioè tu sei, abbiamo capito che sei una persona importante, perché tu sei l'unto di Dio, sei il Messia, sei colui che è venuto a liberarci. Ma Pietro non aveva capito però che la liberazione che avrebbe portato Gesù era una liberazione totale, e la liberazione che lui appunto ha portato passa attraverso il mistero della croce e il mistero della sofferenza. Anche noi nella vita di ogni giorno non sempre percepiamo, vorremmo un Gesù che ci risolvesse tutti i problemi, vorremmo un Gesù al nostro uso e consumo, vorremmo un Dio al nostro uso e consumo. In realtà il Dio in cui noi crediamo è il Dio di Gesù, e Gesù ci ha detto che il Dio in cui crediamo è un Dio misericordia, è un Dio che si abbassa dentro la nostra vita e ci salva dal di dentro. Ed ecco perché Pietro è stato bravissimo nel dire tu sei il Cristo, cioè ha fatto una grande professione di fede. Anche noi oggi diciamo credo, ma accanto al credo poi c'è un mondo. Altro è il credere, altro è il fare. E San Giacomo nella seconda lettura ci ricorda che non dobbiamo separare mai la fede dalla vita. Se separiamo la fede dalla vita, poi rimaniamo sempre tristi e non riusciamo a capire il senso della nostra esistenza. Ed ecco perché
imparare a pensare secondo Dio e non secondo gli uomini, credo che sia l'impegno che dobbiamo prendere in questa domenica, giorno del Signore, e soprattutto imparare a fare come Lui, che ha perso la sua vita per noi e proprio per questo ci ha salvato. Anche noi, come Gesù, siamo invitati non solo a professare la fede, non dobbiamo vergognarci di essere cristiani in qualunque situazione, ma accanto a non vergognarci dobbiamo poi mostrare le opere, e le opere sono di diversa modalità. Anche queste opere che noi vediamo, oltre alle opere di Dio, alle opere naturali, anche a quel bene possibile che possiamo fare nei territori. Credo che un cristiano non si distingua solo e soltanto se prega, certamente deve pregare, ma un cristiano si distingue poi nel creare, nell'essere creativo e nel riuscire a mettere delle opere segno, che siano segni o segnali di una positività. Credo che questo momento che stiamo vivendo questa mattina con voi artisti sia un momento significativo appunto per questo, nel senso che anche questa manifestazione o queste manifestazioni possono essere segnali per una Calabria che vuole appunto scrivere pagine nuove. Ecco, chiediamo al Signore che ci accompagni, soprattutto che ci dia la forza di seguirlo non solo quando è facile nella vita, ma anche quando è difficile. E per questo abbiamo un grande aiuto. Oggi la Chiesa, come saprete, celebra la memoria dell'Addolorata. È bello pensare alla Madonna che non solo ha detto sì nel momento bello in cui lei ha ricevuto l'annuncio di diventare madre di Dio, ma ha detto sì ai piedi della croce, cioè quando tutti erano fuggiti e solo lei è rimasta assieme a un giovinetto, per la verità, che era Giovanni l'Evangelista. Tutti però sono fuggiti. Lei, con il suo sì, che continua anche oggi nella nostra vita, ci aiuta ad amare il Signore non solo nei momenti facili della nostra esistenza, ma anche quando i cuori sono afflitti. Preghiamo perciò oggi per tutte le mamme, per tutti i papà, perché no, che vivono, che hanno perso un figlio, una figlia, per coloro che appunto vivono il mistero del dolore negli ospedali, nelle carceri, nei luoghi appunto dove ancora si sente la fatica di vivere la croce quotidiana. Professiamo adesso la nostra fede dicendo insieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato sino della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la croce di Cristo è scandalo e pazzia per chi pensa secondo gli uomini, ma è gloria e salvezza per chi pensa secondo Dio. Chiediamo di saper sempre comprendere il mistero della croce nella quale siamo stati salvati. Diciamo insieme: per la croce del tuo Figlio ascoltaci, o Padre. Per la croce del tuo Figlio ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa, non tema di annunciare lo scandalo della croce e di affrontare la divisione e il dissenso provocati dalla parola mai accomodante del Vangelo. Preghiamo.
Per la croce del tuo figlio ascoltaci, oh Padre. Per il mondo dell'economia e della finanza, non miri solo alla produzione della ricchezza, ma lavori perché a tutti sia garantito un dignitoso benessere materiale e spirituale. Preghiamo. Per la croce del tuo figlio ascoltaci, oh Padre. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, sappiano abbracciare la croce come ha fatto il Cristo, così da offrire le loro sofferenze in unione alla sua passione. Preghiamo. Per la croce del tuo figlio ascoltaci, oh Padre. Per la nostra comunità qui riunita, la celebrazione dei divini misteri ci rinvigorisca nella fedeltà al Vangelo e ci dia il coraggio di testimoniare a tutti che nulla c'è più caro di Gesù Cristo Salvatore. Preghiamo. Per la croce del tuo figlio ascoltaci, oh Padre. Dio onnipotente, dona ai tuoi figli la forza di accettare le sofferenze della vita e di saper portare il peso della croce per l'espiazione dei peccati del mondo in unione alla croce del tuo figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Vogliamo vivere, Signore, offrendo a te la nostra vita con questo pane e questo vino. Accetta quello che noi siamo. Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce, staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile, la madre amata che vince il mondo con l'amore, e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo, e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per i nostri e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, Signore, i doni e le preghiere del tuo popolo, e ciò che ognuno offre in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto ringraziarti e glorificarti, Dio onnipotente ed eterno, per la mirabile opera della redenzione in Cristo nostro Salvatore. Riconosciamo il tuo amore di Padre quando pieghi la durezza dell'uomo e in un mondo lacerato da lotte e discordie lo rendi disponibile alla riconciliazione. Con la forza dello Spirito tu agisci nell'intimo dei cuori perché i nemici si aprono al dialogo, gli avversari si stringono la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'amore vince l'odio e la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo, il Vescovo di questa Chiesa, Claudio, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Giuseppe, di Maria Francesca, di Carlo, di Aldo e di Andrea. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio e addolorata, con gli Apostoli e tutti i Santi, Sant'Agazio, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. A Dio nostro Padre offriamo questa giornata, preghiamo per tutti coloro che vivono situazioni di dolore, preghiamo anche per tutti noi, perché possiamo imparare a seguire il Cristo in virtù del nostro battesimo ogni giorno della nostra vita e in tutte le circostanze della vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo crocifisso e risorto, datevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna, il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre e con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà. Niente nella vita ci separerà. So che la tua mano forte non mi lascerà. So che ogni male tu mi libererai. E nel tuo perdono vivrò. Padre della vita, noi crediamo in te. Figlio Salvatore, noi speriamo in te. Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi. Tu da mille strade ci raduni in unità, e per mille strade poi dove tu vorrai, noi saremo insieme di Dio. Preghiamo. La potenza di questo sacramento, o Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Adesso, prima della benedizione, a nome di tutti, come ti chiami? Lua. Cioè, dirà, pregherà la preghiera degli artisti e quindi... Onnipotente creatore di ogni cosa, tu che hai plasmato le creature, imprimendo in loro l'impronta mirabile della tua gloria, tu che hai illuminato l'intimo di ogni umano con la luce del tuo volto, volgi su noi il tuo sguardo e abbi pietà di noi, della nostra debolezza, della nostra povertà. Volgi i tuoi occhi sul nostro lavoro, sulle nostre fatiche di ogni giorno. Guardaci, siamo artisti, i tuoi artisti. Siamo pittori, scultori, musicisti, attori, poeti, danzatori. Siamo i tuoi piccoli che amano vivere sulle ali della poesia per poterti stare più vicino. È per aiutare i fratelli a guardare più in alto nel tuo cielo e più in profondità nel loro cuore. Perdonaci se siamo fragili e incostanti, ma siamo umani. Donaci la tua forza, quella che scopriamo nella tua parola, quella che sentiamo nella tua grazia, quella che riceviamo dalla tua Eucaristia,
da quel pane spezzato che è comunione, fraternità e gioia. Ti preghiamo per noi, per tutti gli artisti, per il mondo distratto. Fa che possiamo aiutare tutti gli umani a scoprire qualcosa di te attraverso la nostra arte. La nostra vita sia un canto di lode alla tua bellezza e le nostre opere, i raggi luminosi che illuminano le strade degli umani. Donaci il tuo perdono e la tua benevolenza. Donaci il tuo spirito di sapienza e di bellezza. Ispiraci con il tuo amore e la tua grazia. Portaci ali stupende affinché con l'arte ci innalziamo fino a te. Chiediamo per Gesù Cristo, Signore e fratello nostro. Amen. Concludere, di dare la benedizione, grazie ancora per questo momento bello all'interno di questo contesto naturalistico, grazie a voi artisti per il servizio che fate oggi e a tutti coloro che stanno lavorando magari dietro le quinte. Ecco, credo che possiamo affidare oggi alla Madonna Addolorata tutti coloro che hanno perso un figlio o una figlia e tutti coloro che appunto vivono il dramma del dolore dentro la loro vita. Lo facciamo con una preghiera semplice, che è la preghiera dell'Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E chiediamo adesso la benedizione al Signore, che scende in maniera abbondante su tutti voi e su tutti noi che abbiamo partecipato a questa Eucaristia. Ricordiamoci di questa parola del Signore: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Con gioia ho scoperto che pomeriggio farete la rievocazione storica del battesimo del Normanno, di Ruggero il Normanno. E ricordiamoci tutti, anche attraverso questa rievocazione storica, che quando siamo stati battezzati il primo gesto che il sacerdote ha fatto è stato il segno della croce proprio sulla fronte, come segno di accoglienza dentro la comunità cristiana. Per cui chiediamo questa benedizione al Signore perché ravvivi in tutti noi la grazia del battesimo che abbiamo ricevuto. Siamo cristiani, cioè di Cristo. Non basta, abbiamo capito oggi, dirci siamo cattolici. Dobbiamo diventare cristiani, cioè dobbiamo ragionare secondo la logica di Gesù. È una logica difficile a volte, faticosa, però alla fine saremo sempre più felici. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del battesimo e la nostra adesione a Cristo crocifisso e risorto. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. E con un saluto cordiale anche a tutti i telespettatori di Italia che hanno seguito questo momento di preghiera. Grazie appunto all'emittente che fa questo servizio di domenica in domenica, credo ormai riprenderà da poco, per gli ammalati e i sofferenti. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Io vorrei tanto parlare con voi.
Questo benediciamo anche i luoghi della fattoria didattica che mi pare partirà alla grande quest'anno l'intervento dei gruppi. Ci auguriamo che le scuole appunto facciano dei momenti formativi anche in questo luogo. Ebbene, finita la messa degli artisti, siamo in diretta dall'agriturismo Fassi, agriturismo che da questo pomeriggio intorno alle 18 partirà con la 18esima edizione del Palio. Quest'anno tante le novità, la prima su tutte, prego sindaco e prego, vieni vicino a me Mimmo Guido. Prima novità di quest'anno, l'abbiamo già presentata in conferenza stampa, questo gemellaggio tra l'agriturismo Fassi e la città di Mileto. Sindaco, una importante novità che però ha qualcosa di storico, non è fatto a caso. No, è una cosa storica perché Mileto ha dato i natali a Ruggero II e quindi con il conte Ruggero I abbiamo assistito a una creazione di una contea che interessato anche l'area dove ci troviamo noi, perché questi territori furono concessi ai feudatari di allora da Ruggero I, quindi ecco la presenza oggi dei vestiti normanni creati all'interno di una start-up sartoria con un progetto regionale dove ci sarà la rappresentazione di questo evento e anche di altri eventi molto importanti che sono avvenuti nella città antica di Mileto. Mimmo Guido, quindi ospitiamo la città di Mileto, questa novità di quest'anno, una novità e poi vedremo, siamo affiancati, giustamente questa è non solo la messa degli artisti ma anche degli animali, intanto c'è la benedizione di questi asini, 18esima edizione del Palio del Ciuccio, l'invito ai nostri anche telespettatori per questo pomeriggio intorno alle 18, ma venite già da adesso a vedere questa bellissima fattoria. Sì, noi quest'anno abbiamo potuto suggerire questo gemellaggio con la città di Mileto proprio per espandere la comunicazione ma anche la visibilità del nostro evento che ormai quest'anno è con la maggiorità, il 18esimo anno, e ringrazio anche il sindaco e la stazione Milesia per darci questo progetto e speriamo di poter continuare negli anni con gli altri comuni anche della Contea di Stilo con questo intento sempre per sviluppare un discorso di turismo e di sociale nel comprensorio. Grazie Mimmo Guido, allora vi ricordo questo appuntamento, partirà alle 18, tanti gli spettacoli, oltre al palio tradizionale ormai collaudato da ben 18 anni, tanti spettacoli. Avete visto un'anteprima anche con le nostre dirette ieri sera, uno spettacolo eccezionale del fuoco, il cavallo che affianco a me, oltre che la civetta, o gufo e il cavallo, ieri sera è stato protagonista anche lui di uno spettacolo luminoso e incandescente, come incandescente sarà questo pomeriggio all'agriturismo Fassi per la 18esima edizione. Vi rinnovo l'appuntamento quindi in diretta, oltre che di presenza per chi volesse venire questo pomeriggio a Guardavalle, anche la nostra diretta televisiva alle 18, dalle 18 in poi divertimento aggiudicato con la direzione artistica di Francesco Sorgiovanni. Grazie, buona serata a tutti. Il microfono è televisivo. Dobbiamo le due a mangiare e alle 4:30, 5:15 tutti in costume al museo, va bene? Alla scaletta. La civina, Caterina. Perché c'è mica? Non mi sento. Bene, allora ci vediamo dopo. Aspettate. La scaletta, Mimmo, con Don Nenzio, no, a Cacca. Che mi sembra Totò, Totò e Peppino, mi sembra. Nicoletta, è chiuso. Allora, c'è un film di due, non voleva mai pagare. E uno gli diceva, vai a prendere la carne. Ma mi raccomando, questa è la parte buona che c'è, tutto ce l'è in casa. La prima scelta, se non è la prima scelta, la allora, tutto questo ci vediamo anche, sì. Cucinare i soldi, tutto.
così, perché se non c'è tempo, mio marito ci giocava i soldi per l'offerta di uscire dalla carta. Che mi dura la carta, che non capisci che vuole. Parlo tutto a te. Anche io ho preso studio.